Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Io sono sicuro che tra 10 anni la terra dei fuochi non è ancora bonificata, perché state facendo di tutto per tenere le maglie larghe nei finanziamenti. Il federalismo deve funzionare per tutte le regioni e non solo quando serve per la Campania, in questo caso, perché è stato fatto un emendamento ad hoc per la Campania. Se ci sono dei soldi che derivano dai sequestri della malavita organizzata, devono andare per quel fondo, per quella regione. Non capiamo perché i beni confiscati, faccio l'esempio, in Lombardia non possono essere utilizzati per le bonifiche lombarde, i beni confiscati in Friuli Venezia Giulia non possono essere utilizzati per le bonifiche del Friuli Venezia Giulia, è una cosa che non riesco a comprendere. Allora, quando noi parliamo e loro raccontano che sono interessati alla salute di tutti i cittadini di tutta la nazione, non mi sembra così, perché invece vengono fatti semplicemente misure ad hoc. Non a caso i colleghi del SEL hanno ricordato semplicemente Puglia e Campania. E ve ne do atto, vi siete molto impegnati per Puglia e Campania. Peccato che vi siate dimenticati di tutti gli altri casi di emergenza ambientale, o perlomeno avete trattato con molto lassismo tutti gli altri casi di emergenze territoriali e ambientali presenti negli altri territori del paese. Grazie. Nei nostri territori in cui noi governiamo, le bonifiche ambientali le pagano, come abbiamo già rivendicato più di una volta, le aziende che hanno inquinato e gli enti locali, regione, province e comuni. In questo caso, purtroppo, e spero che, come ho già detto inizialmente, si metta una pietra tombale sulla questione con questo decreto, si finisca di regalare semplicemente i soldi al sud, cosa che si continua a fare anche con questo decreto, perché gli enti locali hanno una responsabilità. La ringrazio. Il principio chi inquina paga è sacrosanto ed è giusto. Noi quello che critichiamo è che venga scomputata soltanto la parte dei sequestri e delle confische della regione Campania per il territorio della medesima regione. Purtroppo però in questo decreto si interviene esclusivamente per i territori delle regioni Puglia e Campania. Preso atto di tutto questo, io mi aspetto che il governo o i partiti della maggioranza in uno dei prossimi provvedimenti intervenga per far sì che ci sia la possibilità per tutti i territori di questo paese di avere la regionalizzazione per l'utilizzo delle bonifiche sul proprio territorio rispetto a quanto viene confiscato alla criminalità organizzata. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.